este domingo 10 de agosto. En el tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco, bastante conmocionado pero muy enérgico, habló sobre la tragedia que está viviendo al norte de Irak, la persecución a los cristianos, donde los que más sufren son los niños y las mujeres. Habló de esta violencia sectaria y pidió mucha oración por todo el mundo. Cari fratelli e sorelle, ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale. Bambini morti di sete e di fame durante la fuga. Donne sequestrate, persone massacrate, violenze di ogni tipo, distruzione dappertutto, distruzione di case, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Recordó también que se ofende a Dios y a la humanidad con el tema de la violencia. De forma enérgica dijo: no se odia en nombre de Dios. Tutto questo offende gravemente Dio e offende gravemente l'umanità. Non si porta l'odio in nome di Dio. Non si fa la guerra in nome di Dio. También el Papa habló sobre el problema que se vive entre Israel y Palestina. Pidió que cese el fuego en Gaza y recordó que los que más sufren son los niños. Anche a Gaza, dopo una tregua, è ripresa la guerra che miete vittime innocenti, bambini, e non fa che peggiorare il conflitto tra israeliani e palestinesi. También hizo referencia al virus del Ebola che sta retomando en el África Occidental. Preghiamo anche per le vittime del virus Ebola e per quanti stanno lottando per fermarlo. Y por último, pidió oraciones para su viaje a Corea del Sur en el encuentro con jóvenes de Asia. Da mercoledì prossimo fino a lunedì 18 compirò un viaggio apostolico in Corea. Per favore, accompagnatemi con la preghiera. Ne ho bisogno. Grazie. Escuchemos las palabras del Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi ci presenta l'episodio di Gesù che cammina sulle acque del lago. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, egli invita i discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra via, mentre lui congeda la folla e poi si ritira tutto solo a pregare sul monte fino a tarda notte. E intanto sul lago si leva una forte tempesta e proprio in mezzo alla tempesta Gesù raggiunge la barca dei discepoli camminando sulle acque del lago. Quando lo vedono, i discepoli si spaventano, pensano a un fantasma, ma lui li tranquillizza. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro, col suo tipico slancio, gli chiede quasi una prova. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. E Gesù gli dice: vieni.
Pietro scende dalla barca e si mette a camminare sulle acque, ma il vento forte lo investe e lui comincia a affondare. Allora grida: Signore, salvami! E Gesù gli tende la mano e lo solleva. Questo racconto è una bella icona della fede dell'Apostolo Pietro. Nella voce di Gesù che gli dice «Vieni», lui riconosce l'eco del primo incontro sulla riva di quello stesso lago e subito ancora una volta lascia la barca e va verso il Maestro e cammina sulle acque. La risposta fiduciosa e pronta alla chiamata del Signore fa compiere sempre cose straordinarie. Ma Gesù stesso ci diceva che noi eravamo capaci di fare miracoli con la nostra fede, la fede in Lui, la fede nella Sua parola, la fede nella Sua voce. Invece Pietro incomincia a affondare nel momento in cui distoglie lo sguardo da Gesù e si lascia travolgere dalle avversità che lo circondano. Ma il Signore è sempre lì e quando Pietro lo invoca, Gesù lo salva dal pericolo. Nel personaggio di Pietro, con i suoi slanci e le sue debolezze, viene descritta la nostra fede, sempre fragile e povera, inquieta e tuttavia vittoriosa. La fede del cristiano cammina incontro al Signore risorto, in mezzo alle tempeste e ai pericoli del mondo. È molto importante anche la scena finale. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si postrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Sulla barca ci sono tutti i discepoli, accomunati dall'esperienza della debolezza, del dubbio, della paura, della poca fede. Ma quando su quella barca risale Gesù, il clima subito cambia. Tutti si sentono uniti nella fede in Lui. Tutti piccoli e impauriti diventano grandi nel momento in cui si buttano in ginocchio e riconoscono nel loro Maestro il Figlio di Dio. Quante volte anche a noi accade lo stesso. Senza Gesù, lontani da Gesù, ci sentiamo impauriti e inadeguati al punto tale da pensare di non potercela fare. Manca la fede, ma Gesù sempre è con noi, nascosto forse, ma presente e pronto a sostenerci. Questa è una immagine efficace della Chiesa. Una barca che deve affrontare le tempeste e talvolta sembra sul punto di essere travolta. Quello che la salva non sono le qualità e il coraggio dei suoi uomini, ma la fede che permette di camminare anche nel buio in mezzo alle difficoltà. La fede ci dà la sicurezza della presenza di Gesù sempre accanto, dalla sua mano che ci afferra per sottrarci al pericolo. Tutti noi siamo su questa barca e qui ci sentiamo al sicuro, nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze. Siamo al sicuro soprattutto
quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù. Adorare Gesù, l'unico Signore della nostra vita. A questo ci richiama sempre la nostra madre, la Madonna. A lei ci rivolgiamo fiduciosi. Angelus Domini, nunciavit Marie. E concepit Spiritus Sancto. Yo influyo en Roma.